Bentornato su Start TV. Start Franchising ha incontrato alcuni start-upper che cercano contatti con imprese che investono nella loro attività. Tra questi Andrea Salmaso, ideatore di Embryo Smart Pod, una sorta di capsula che ti immerge nella realtà virtuale. E Valerio Carconi, uno dei fondatori di YouFarmers, una piattaforma di agricoltura condivisa e digitale. Potrai trovare le loro interviste integrali sul portale start-franchising.it o sulla rivista cartacea. Tra i trend e le novità della settimana possiamo sicuramente annoverare una novità che ci arriva direttamente dalla Svezia, in quanto ad energie rinnovabili. Infatti a Västerås, una città a nord-ovest di Stoccolma, sorge un innovativo impianto energetico che utilizza, pensate, vecchi capi di abbigliamento del marchio H&M come materiale combustibile al posto del carbone. L'obiettivo è quello di adeguarsi entro il 2020 al resto del paese e quindi di non utilizzare più carburanti fossili. In Italia, invece, lo scorso 30 novembre è stato inaugurato il City Life Shopping District, un centro commerciale urbano considerato il più grande d'Italia, che al suo interno ha visto l'inaugurazione del primo Huawei Flagship Store europeo. Quindi la Huawei, nota multinazionale cinese di telefonia, ha scelto Milano e quindi l'Italia come sede del suo primo Flagship Store. È ormai una realtà conosciuta a tutti il bonus pubblicità per le aziende o per i professionisti che investono in visibilità per la propria azienda. Il credito d'imposta del 75% o del 90% si può utilizzare sulle tasse di luglio 2018 per chi acquista spazi pubblicitari sulla stampa quotidiana o periodica, ma anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. I vantaggi si estenderanno anche per chi ha investito nella seconda metà del 2017. Mi raccomando, continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook e non perdetevi l'appuntamento con Start TV ogni lunedì. Ciao a tutti!